a io e te il mio amico Dodi Battaglia. Dio delle città. Ma che bello vedersi. Finalmente. Sono passati gli anni. Sono passati tanti anni da quando ci siamo conosciuti, da quando ti stimo, da quando ti seguo e da quando ogni giorno vedo questa trasmissione. Ma dai, non ci credo. Te lo giuro. Guarda, mia figlia e mia moglie che mi stanno guardando in questo momento, se non è vero, quando torno a casa mi tirano le orecchie. È vero, perché dopo pranzo è un clima rilassante in cui riesci a ritrovarti. Grazie. Poi in questo clima molto familiare, no, di lockdown, c'è bisogno di un po' di tranquillità, di riuscire a fare dei ragionamenti con calma, di umanità. Ecco, noi ho trovato questo. Ci siamo e ti ringrazio e estendo questi complimenti a tutta la squadra tecnica, autoriale e di produzione che lavora per questo programma. E sì. Io e te ci siamo frequentati poco, però mi è capitato più volte di intervistarvi come Pooh, di scrivermi privatamente con te grazie a tuo figlio, sì. Che è un ragazzo molto molto per bene, che io ho conosciuto in radio. E devo dire la verità, la cosa che mi è sempre piaciuta dei Pooh, di te e dei tuoi colleghi, è la pulizia morale. Parlare con ognuno di voi dà la sensazione che il vostro gruppo sia nato intorno a un patto. Ognuno di noi può essere diverso, ognuno di noi può avere il proprio carattere, ma ognuno di noi ha un'integrità morale sopra al quale nessuno di voi è capace a passarci sopra. È vero, io credo che un po' è un fatto di DNA, ognuno di noi abbiamo delle istrazioni abbastanza periferiche, nessuno di noi, a parte Stefano, che io ero di Bologna, che non è Milano, che non è Roma, uno di Treviso, uno di Bergamo, per cui abbiamo un'indole molto popolare, per cui un po' è questo, è un po' che a forza di stare insieme abbiamo imparato che il rispetto innanzitutto, ancora prima del successo, è la prima caratteristica che serve in un gruppo lavorativo. Poi noi eravamo un gruppo, ma tu sai meglio di me che è il gruppo che fa il grande successo, non il singolo. Il singolo va su una montagna a meditare e poi invece il gruppo fa i grandi successi, fa l'audience, vende i dischi e l'abbiamo imparato a nostre spese. È a nostro vantaggio, ogni volta che facevamo delle cose condivise, in maniera particolare, essendo di città diverse, significava che sostanzialmente abbracciavamo quello che era il mood popolare, cioè se una cosa piaceva a noi quattro, uno di Bologna, di Bergamo, uno di Treviso e uno di Roma e il produttore di Napoli, avevamo preso tutta Italia. C'è una cosa che mi ha colpito sempre dei Pooh, di Gianni Morandi per esempio, ne potrei citare altri, di Antonello Venditti, di Claudio Baglioni, la lista non è lunghissima, però io ho notato, venendo ai vostri concerti e venendo ai vostri firmacopie, venendo alle vostre partecipazioni in radio e in TV, che ogni qualvolta voi finite l'esibizione, a chi vi chiede, bambino, ragazzo, nonna, più adulto, un autografo, una foto, voi vi fermate sempre, come a dire, restituiamo al pubblico ciò che il pubblico ci ha dato. Assolutamente, questa è la condizione sine qua non, tu devi fare questo mestiere. Piccolo divagazione filosofica, tra essere maleducati e scortesi, essere educati e carini, il tempo che perdi e la fatica che fai è la medesima. Per cui se capisci questo concetto, ti offri a chi vuol fare fotografie, chi vuol scambiare due parole, poi... Ragazzi, in 50 anni il pubblico ci ha dato così tanto che come fai a dire di no? Cioè... Tu hai una storia incredibile, io la raccontavo brevemente in apertura, perché insomma è una storia anomala nel pantheon della musica leggera italiana. Soprattutto tu sei figlio di una famiglia piena di musicisti, che sì. Va dai nonni, ai papà, agli zii. A un certo punto a 5-6 anni ti mettono in mano lo strumento che io vorrei imparare da anni a suonare, ma è molto difficile, che è la fisarmonica. Sì. Dalla fisarmonica passi alla chitarra, diventi uno dei chitarristi più apprezzati nel mondo, entri nei Pooh e soprattutto tu hai fatto la gavetta, perché sì. Mi hanno raccontato tutti i miei amici di Bologna che hanno la tua età, che ti vedevano nelle cantine bolognesi sì. Praticamente in tarda adolescenza suonare e al tempo stesso appunto rivolgerti anche a 3, 4, 5, 10 persone in un locale. Guarda, io ti dico una cosa breve. 3 anni fa ho avuto la più grande soddisfazione da quando sono su questo pianeta, dopo la nascita dei miei figli, che è quella di aver ricevuto una laurea honoris causa in chitarra jazz.
io ho studiato tanto nella mia vita, come dicevi tu prima, però 3 anni fa il conservatore di Matera mi ha attribuito questa onorificenza. Io sei contento perché ti rimane sempre dentro una cosa che i genitori, i tuoi amici dicono: ma sì, ma studi che devi prendere un pezzo di carta. No, ma vado a suonare, no? E questa cosa mi ha gratificato moltissimo. Ma in quell'occasione, che è stata emozionantissima, ho detto: io vi ringrazio, signori, perché io sono convinto di essermi laureato ancora prima all'Università del Palcoscenico, perché questo io ho fatto. Che quella è una laurea che francamente non ti può dare nessuna università se non la vita e l'esperienza. Tant'è che io sono molto in imbarazzo, lo sono sempre quando sono davanti a te o davanti ad Alex Britti, perché suonando male la chitarra, ma avendo tanta voglia di suonarla bene, sono un chitarrista da falò, devo dire che sono... Suoniamo? Suoni con me dopo? No, tu l'hai portata, perché io oggi ho detto, sai che c'è? Tu l'hai portata? No, ma quella è di scena oggi, perché non posso permettermi di duettare con te, nel senso che offenderei, ma dai, non sono capace. Non sono capace, però nel 1972, beh, insomma, devo dire la verità, nelle Teche Rai questi giorni mi sono divertito tantissimo a rivedere le grandi partecipazioni dei Pooh all'interno dei palinsesti di questa azienda. Cominciamo dal 1972, guardate. Il programma era senza rete. Posso farti una domanda sincera? Ricordi questa esibizione? Assolutamente sì. A Napoli, con il grande maestro Pino Calvi, che dirigeva gli archi, che fece un'introduzione bellissima per questo brano. Grande emozione, perché lì suonava dal vivo, con l'orchestra. Buona la prima, in diretta. Bello. Io, quando ho visto i vostri concerti, sono rimasto stupito, perché a voi accade una cosa che accade anche ai concerti di Renato Zero e di Vasco Rossi, che io non ho visto ripetersi altrove. Cioè, la vostra voce praticamente non si sente, perché tutti noi che stiamo sotto a guardare cantiamo e sovrastiamo la voce vostra, perché le canzoni dei Pooh, dai, chi viene ai vostri concerti li conosce a memoria, è praticamente un coro, cioè non siete voi ad esibirvi, è l'intero coro dei vostri fan che si esibisce con il canto. Ma guarda, questa è una cosa che è accaduta nel tempo. Io mi ricordo da bambino, andai a vedere anche un concerto, uno spettacolo di Gianni Morandi in piazza Bologna, e lì erano tutti ammutoliti. Ai tempi, chi andava a vedere un concerto doveva stare zitto, in silenzio, come andare a vedere l'opera, no? Stai zitto. Poi pian pianino il pubblico è venuto a essere così coinvolto, tal punto che i tempi sono cambiati. Adesso è il pubblico, tu vai lì e il pubblico ti chiama: no, restare chiuso qui, e quelli ti rispondono. Sai, a proposito di opera, adesso montiamo la panna, perché la signora Ricciarelli ti ha lanciato un guanto di sfida. Sì, sì. Katia, che succede con i Pooh? Adesso ti smaschero. Allora, io ho fatto, mi pare, i 25 o 30 anni, non mi ricordo quando, ho fatto i 50 anch'io quest'anno, di carriera, e avevo il desiderio di avere loro all'Arena di Verona, che venissero, insomma, a fare festa con me. Sono venuti, io ero veramente molto emozionata, e quando mi sono inserita in una loro canzone, e allora io emozionata, loro carini molto come sempre, indovina un po'. Chi di noi ha perso le parole? Secondo te?
Né io né lei. No, l'hai perso. No. L'hai perso no. Tu. È mio collega. Ah, non so, io so solo che vi siete fermati. Chi l'ha perso? E io ero tutta contenta di guardare. Chi l'ha perso le parole, Dodi? Il suo conterraneo. Io delle città. Questa cosa che non accade mai. Non può capitare. È l'arena in quell'occasione, l'emozione. Cati era emozionato, noi eravamo emozionati. Il contesto era. Red sbagliò l'incontro. Ah, ma capita, dai. Capita, succede. Non è mai successo. Tra l'altro, sai una cosa? L'ho invitato Red Canzian e verrà prossimamente a trovarmi qui. Se vuole venire anche Robby Facchinetti, gli inoltre un invito pubblico, perché la cosa che ha fatto per Bergamo non ha pari, veramente. La canzone, le parole che ha speso per tutte le persone che hanno perso la vita attraverso il Covid. Insomma, devo dire che... È stato un atto di generosità da parte di Robby veramente sentito. Ma parlando di cose più leggere, c'è un brano che vi riguarda, che io quando lo ascolto mi viene sempre, quando lo mando in radio, la pelle d'oca. Uomini soli. Che bello. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopo che sa di pioggia e la 24 ore per tutti i giornali della sera nel vagone di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera oltre un uomo è da solo perché ha queste strane tardi. Sesso per la smania di successo, a scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso un uomo vero. Ma insomma, questo testo di Valerio Negrini è incredibile. Perché è contemporaneo, puoi cantarla ad ogni stagione della tua vita. Valerio ha scritto delle cose di una bellezza, di una profondità, di uno spessore, tale tanto che magari dopo ne parleremo un attimo. Io ho voluto fare questo tour dedicato ai brani meno eclatanti dei Pooh, ma non per questo meno importanti. Questo tour che si chiama Perle, che ha registrato Sold Out nella stagione 2018-2019 e 2019-2020, e questo tour è stato dedicato a lui, perché se tu vai a sentire quello che lui ha scritto sono delle cose di un profondo, di un toccante. Sai che io ogni sera quando canto queste canzoni, vabbè, Uomini soli sono bellissime, ma non dico sono abituato, però insomma non è che mi commuova le lacrime, ma questi brani che io sono andato a rispolverare, le persone che sono lì in prima fila le vedevo con le lacrime agli occhi, e le ragazze che sono più spontanee di noi uomini, l'uomo non, difficilmente piange, no? Le vedevo che andavano a farsi il trucco in bagno e io con loro. Sai che a me il progetto che hai messo su Perle 1 e Perle 2, che è uscito a maggio scorso, mi colpiscono, perché solitamente quando uno chiude un'esperienza della sua vita la archivia. Tu non solo l'hai chiusa e rinnovata, ma l'hai rivisitata attraverso un omaggio assolutamente anomalo, perché hai scelto dei pezzi non popolarissimi e li hai omaggiati attraverso una generosità. Guardate, io voglio farvi vedere un assolo, perché l'ho visto in questi giorni e ho capito da questo assolo il mondo interiore di Dodi Battaglia. Guardate. Thank you.
quando si dice questo non è tecnicismo ma solo sentimento, tu suoni col sentimento. Ho studiato tanto, ma ho studiato così tanto che l'altra sera ero a cena con un mio carissimo amico, si chiama Fio Zanotti, un grande direttore d'orchestra, eravamo bambini assieme io e lui. Ma veramente? Non lo sapevo. Sì, sì, sono andato a casa sua e una volta all'anno, ogni due anni, noi ci facciamo queste cene e ci ricordiamo tutte le cose. E abbiamo detto, io e te abbiamo studiato tanto nella vita, però c'è stato un momento in cui abbiamo detto dobbiamo dimenticarci di qualsiasi cosa abbiamo imparato e suonare ed esprimere quello che vogliamo, quello che sentiamo, in questa maniera arriva agli altri. Questo è il difetto di alcuni tuoi colleghi chitarristi, che quando si esibiscono fanno prevalere il tecnicismo al sentimento. Quando tu fai prevalere il sentimento alla tecnica, beh, questo il pubblico lo capisce. Sì, questo è vero. È il connubio fra, cioè la tecnica, anch'io ho passato degli anni in cui facevo 50.000 note al secondo, e poi quando hai imparato bene la tecnica e sei padrone dello strumento, allora ti puoi dedicare a fare delle cose che arrivino agli altri. Mi permetto di chiederti una cosa che ho detto in apertura, che ho chiesto in apertura a Katia Ricciarelli. Ti è capitato nella tua vita professionale e in quella personale, negli incontri che hai fatto, che sono stati tantissimi, alcuni desiderati, altri magari non voluti, di incontrare e di scontrarti con la cattiva fede altrui? Sai che stavo sentendo quando ne parlavi con Katia prima, non so, io ho un atteggiamento nei confronti della vita in cui difficilmente riesco a vedere la cattiva fede, infatti spesso rimango fregato, ma sono ostinatamente positivo e non, è una fatica vedere la cattiva fede, è un vedere quello che mi dici e pensare a quello che non mi dici, ah, è una fatica. Tremendo, preferisco ogni tanto prendere qualche fregatura, ma a vivere. Questo è il mio pensiero. Certo, non sono scemo. Il retropensiero che dice, ma magari ti frega, ma no, ma io prendo per buono quello che uno mi dice, è quello che fa. È un atteggiamento molto cristiano. Ma tu hai fede? Sì, ho fede, sì, certo che ho fede. Ne parliamo tra poco. Adesso ci sono i nostri sostenitori pubblicitari e poi torniamo a parlare, torniamo a conversare veramente con grandissimo affetto insieme a Do di Battaglia. A tra poco. Quello che potremmo fare io e te, te. Benvenuti di nuovo a Dio e te, una conversazione veramente a cui teniamo tutti tantissimo con Do di Battaglia, che non ha bisogno di presentazioni. Allora, durante la pubblicità, qui tutto lo studio, i tecnici, siamo rimasti molto colpiti perché Do di Battaglia ha collaborato con tantissimi artisti italiani, da Gino Paoli a Vasco Rossi. Ma siccome in un caso con Vasco Rossi ha scritto, ha pensato, ha ideato e ha suonato una partitura musicale che quando la si ascolta si riconosce immediatamente il pezzo di Vasco, io vorrei chiederti con umiltà, non l'abbiamo provata, se guardate, la riconoscete subito. Vabbè, Do di Battaglia. Ma ricordo più, comunque. Sono per te. Mamma mia questa come canzone. Come vero sei te. Sai che la canzone ovviamente di Vasco, come nelle favole, fa da sigla a questa trasmissione. Io adoro Vasco e quando sento questa partitura, questo fraseggio di chitarra, mi emoziono. Quando l'ha ascoltata per la prima volta Vasco, cosa ha pensato? Cosa ti ha detto? Sinceramente, gli è piaciuto molto, ma ai tempi io feci questa collaborazione perché ero molto amico col suo produttore che si chiama Guido Elmi. Certo. Che purtroppo è scomparso. E lui mi disse, vieni in sala che vorrei fare con te un arpeggio, perché ero famoso anche per gli arpeggi, e abbiamo fatto questa cosa. Mamma mia, che emozione. Allora, rimani là a questo punto, perché sì, io voglio far vedere al pubblico tra poco Mai dire mai dal doppio album Perle, e nel maggio scorso è uscito Perle 2, ne abbiamo già parlato ma ne riparleremo. Ma ho l'onore finalmente di
salutare la mia chitarra, ciao ciao, perché finalmente c'è un chitarrista all'altezza ovviamente dello strumento. E che chitarrista, mi piacerebbe ascoltare Ci penserò domani. E Pierre, decidi tu da quale canzone iniziare. Però sì, faccio un piccolo preambolo. Visto il tono confidenziale di questo spazio, di questa trasmissione, della tua gestione di questo spazio così confidenziale, vorrei, per dare anche risalto al testo, certe cose non vanno urlate, no? Sono delle canzoni che vanno quasi sussurrate. Allora le facciamo in maniera più tranquilla. Versione intimista. Lei entrò, sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse, non so come uscirne fuori. Non lo so. La guardai ed ebbi un momento di pena perché sembrava smarrita. Io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. Disse poi, inseguendo un pensiero, è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna, è qui che tornerei. Poi cenammo qui, le chiesi domani cosa fai. Passava un tassì, lo prese al volo, abbi cura di te, pensai da solo. Io credo che Valerio, quando scrive questi testi qua, credo che Valerio Negrini abbia inventato i videoclip ancora prima dell'invenzione. No, perché è una fotografia. Sono dei film, dei filmati. Sai, ti chiedo scusa perché mentre hai cominciato a suonare per dare un segnale ai gentili collaboratori dell'audio, segnalavo di alzare il volume, no? Perché non ti sentivo e sono stato inquadrato, quindi ti chiedo scusa per aver interrotto un'emozione. Non è un problema, siamo in famiglia, credo, no? Proseguiamo, dai, vai. Te la faccio sempre in maniera confidenziale, perché certe cose vanno dette, non urlate. Penso a te, nei tempi della scuola con noi. Sottile e pallido e un po' perso, tu già da noi così diverso, triste. Penso a te, ricordo si rideva tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Pierre, ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne vai. Solo Valerio poteva scrivere. Grazie di cuore, un applauso dello Studio 3 di Via Deulata per la generosità di Dodi Battaglia, grazie. Posso veramente fare anche cose più popolari? Tipo se questa. Ti va, sì. Ma un secondo. Ma che un secondo? Posso chiederti una cosa? Prenditi il tuo tempo. No, nel senso a me non che piace la televisione veloce. Vai, vai, fai devo quello che vuoi. Devo fare una cosa, che se non la faccio mi cacciano dal. Fai quello che vuoi. Dalla congrega dei musicisti. Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Con tutta sincerità, guardo in camera, conduci tu. Mai, mai bene come te.
Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò la tua pelle conosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Mi inchino, grazie di cuore, Do di Battaglia. Mi inchino, non possiamo toccarci, le norme Covid vanno rispettate, okay. Della Task Force Rai, lo dico ovviamente per rispetto di tutto lo studio. Ho voluto fare questo perché... Grazie Dodi. Ma grazie a voi. È la prima canzone che io ho cantato in vita mia, avevo 20 anni ed è rimasto il più grande successo dei Pooh, per cui sono grato a chi ha scritto questo brano, che si chiama Signor Facchinetti e Signor Nigrini. Io l'ho cantato... È un grande pubblico che a tutt'oggi lo ricorda. Rimani lì, perché voglio chiederti un altro gesto, se ti va, di generosità, ma prima voglio invitare il pubblico a casa ad acquistare legalmente, quindi o in un negozio di dischi o nelle piattaforme digitali legali, la musica di Do di Battaglia. Da Perle 1 a Perle 2, torniamo a Perle 1, così. Mai dire mai, registrate queste canzoni all'interno di un tour teatrale che ha visto il tutto esaurito nel 2019. Questo è Perle 1, ma nel maggio scorso è uscito Perle 2. Acquistatelo legalmente, perché chi lavora dietro la musica lavora legalmente ed è giusto che la musica venga acquistata legalmente. Questa parola mettetevela in testa. Scaricare la musica illegalmente offende chi la musica la fa e chi la porta in giro per l'Italia attraverso i concerti. Caro Dodi, un altro regalino che mi puoi fare con la chitarra? Adesso io abuso della tua generosità. Quello che vuoi. Oh, piccola Katie. Oh, piccola Katie. Oh, piccola Katie, stanotte è bruciata. Tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi ed il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte andava a vedere. Oh, 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 oh. Andrai avanti tutto.
tutto il pomeriggio a sentirti cantare. Non restare chiuso qui il pensiero. Senti, allora Dodi, prima di salutarti e di consegnarti il disegno che Lucangelo Bracci ha fatto in omaggio di questa conversazione, ho pensato di fare con te quello che ho fatto con Stefania e Amanda Sandrelli qualche giorno fa e con Milena Vukotic. E con te assume un valore ancora più profondo, perché tu hai lavorato e collaborato con Gino Paoli. Quindi, se ti va, solitamente io regalo una parola sotto forma di canzone ogni giorno e l'ascolto solitamente ad occhi chiusi. Tu puoi ascoltarla come vuoi, perché questo studio si riempie di immagini che accompagnano il testo di questa canzone. La parola del giorno è innamorato. Tu lo sei? Se lo sono? Ma sicuramente sì, certo, non si può vivere se non... No, non ci sono alternative. E allora io dedico questa canzone a te, alla tua splendida famiglia. Grazie. E al tuo mondo interiore. L'ascoltiamo insieme, perché questo artista è un tuo amico e si chiama Gino Paoli. Cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Gino Paoli, addio e te. Che privilegio, eh? Cosa stai facendo? Alzategli la chitarra. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato. Canta tu. Di te. Fantastico. Do di battaglia. Grazie. Rimani grazie. Con noi, aspetta che ti voglio consegnare Il... Mamma mia che bello. Lucangelo Bracci ha ritratto Dodi Battaglia, la conversazione con lui in questo modo. Vuoi commentarlo? Ma sì, volevo dire che io, oltre a essere chitarrista, tutto quello che hai detto prima, mi sono anche inventato uno sport che è l'automobilismo, col quale ho corso, ho anche vinto delle lo gare. So. Insomma, ero abbastanza... Sei anche spericolatino te, eh? Sei insomma uno che ci crede, sei forte. Sì. Bello, grazie. Grazie, lo metti in studio questo qui. Un enorme grazie piacere. Molto. Dodi. Ti voglio bene. Ti voglio grande. Bene anch'io. Bravo, bravo. Grazie. Ti seguo durante l'estate. Va bene. Mi seguo. Se hai delle critiche, delle riflessioni, dei suggerimenti, come chiami. Al solito. Come al solito, scrivi. Ti mando un messaggino. E io ti ascolto. Dodi Battaglia, addio a te. Grazie di cuore. E io vado.